con mister Renato Cioffi alla vigilia della gara contro il Cerignola. Mister, partiamo dal Covid, che a fine 2021, inizio 2022, ha farcidiato anche il sorvento. Quanto il fisico e la mente dei calciatori sono stati messi a dura prova? Ma sicuramente tanto, perché comunque stare fermi, restare fermi senza avere il contatto con il campo per un atleta è sempre difficile riprendere. Ma soprattutto diciamo che ci è andata bene, perché il primo sono stato io a essere investito dal Covid, però per fortuna tutti quanti noi l'abbiamo superato senza nessun problema importante, quindi questa era la cosa che ci tenevamo di più. E adesso ripartiamo sperando bene di ripartire nel migliore dei modi. Finalmente si ricomincia e si parte dall'avversario più difficile, cioè Cerignola. Quando può aver trovato il recupero con il Brindisi dal punto di vista del ritmo partita e del morale? Ma sicuramente giocare una partita è sempre meglio, perché comunque ti puoi allenare quando vuoi, ma la partita è quella che ti dà il ritmo. E loro hanno una squadra che comunque possono cambiare pure 11 undicesimi, perché hanno una squadra doppiona su tutti i ruoli. Però sappiamo il valore dell'avversario, tant'è vero che deve recuperare ancora una gara. Ed è prima in classifica, quindi il valore lo conosciamo bene, però noi siamo in Sorrento, sappiamo che non dobbiamo sicuramente tenere d'occhio questa partita e giocare veramente con il sangue agli occhi, però non dobbiamo aver paura, perché comunque, come dicevo, siamo in Sorrento, siamo una squadra che ha dimostrato che quando vuole giocare se la gioca bene con tutte le squadre, vedi l'ultima contro il Lavello, quindi noi ci siamo preparati bene, a parte il Covid ci siamo preparati bene, cercando di riproporci in questo nuovo campionato, perché io dico che adesso il campionato è di 20 partite, e un altro, le squadre si sono rafforzate tutte, quindi diventa un altro tipo di campionato appunto, e dobbiamo ripartire bene. La giochiamo in casa, ci giochiamo le nostre carte, cercando di avere la meglio contro una formazione forte che verrà qua sicuramente per i 3 punti, e verremo alla fine dei 95 minuti, noi daremo il massimo. Mister, a proposito di Sorrento, che Sorrento si aspetta di ritrovare dopo una sosta così lunga e inaspettata? Quali sono le incognite, ma anche quanta voglia c'è di tornare in campo per riprendere il discorso che si è portato alla Roma? Ma riparto dall'ultimo di quello che mi ha chiesto. Sicuramente c'è tantissima voglia, perché veramente a Lavello abbiamo fatto una gran gara, da vera squadra, da squadra importante. Però al di là di questo, noi non è che ci dobbiamo cullare su quella prestazione, la dobbiamo ancora migliorare. Quindi mi aspetto una squadra che, per come si è preparata in questi 10 giorni, recuperando un po' tutti i Covid, recuperando un po' qualche infortunato, e anche se abbiamo cassato e squalificato, però diciamo che il 90, il 95% abbiamo tutti i giocatori disponibili. E mi aspetto una prestazione importante. Infine, due parole sul ritorno di Rifa, da vecchi ricordi e rinnovate motivazioni. Come ha trovato Francesco fisicamente e psicologicamente? Ma Francesco, ci sono poche parole da dire su di lui, perché è un giocatore che parla chiaro la sua carriera. Lui è venuto prima di tutto con tante motivazioni, con grande voglia, soprattutto qui a Sorrento, perché dove diciamo che ha preso il volo per giocare nei professionisti, prima con Sorrento stesso e poi in giro per l'Italia. Francesco è uno che ci potrà dare una grossa mano, fisicamente l'ho trovato bene, e quindi speriamo che possa ripetere le gesta di qualche anno fa qui a Sorrento.